Io ci sono. Stop alla povertà, l'Umbria riparte. 10 milioni per l'inserimento e il reinserimento. Cosa vuol dire? Ma questa è una nostra proposta che abbiamo promosso già in una direzione regionale di dicembre. Noi ci siamo posti il tema della povertà. L'Umbria sta insieme al resto del paese faticosamente uscendo dalla crisi. I primi dati degli ultimi mesi sono sicuramente incoraggianti, ma serve uno sforzo in più. Il tema della lotta alle povertà per il Partito Democratico è una priorità. Noi pensiamo che sia sbagliato dare risorse a pioggia a tutti, perché quando dai risorse a pioggia a tutti li dai anche a chi non le merita. Ma abbiamo appunto proposto 10 milioni di euro, che sono sicuramente una somma molto, molto importante per questa regione, da concentrare nei confronti di madri e padri di famiglia che magari hanno perso il lavoro negli ultimi mesi o negli ultimi anni, e che appunto attraverso questi interventi possono lavorare per il reinserimento al lavoro. Pensiamo che chiaramente queste risorse vadano spese in maniera intelligente, in progetti importanti, ma ripeto, finalizzati non ad una contribuzione a pioggia, ma finalizzati a tutte quelle persone che dimostreranno con il tempo di volersi reinserire nel mercato del lavoro. Questa è la nostra proposta, è una proposta aperta ai cittadini, perché potranno contribuire a migliorarla nel nostro sito www.pdumbria.it, e poi ovviamente la porteremo in consiglio regionale. Per cui un occhio di riguardo alle madri e ai padri di famiglia che hanno perso il lavoro in Umbria in questi anni e delle risorse importanti che dobbiamo erogare per rimettere in moto la nostra regione. Avete avuto indicazioni dai banchetti che avevate messo in piazza? Ma sì, sicuramente i banchetti sono stati un momento molto importante. Abbiamo riscosso oltre 1000 questionari. Per questo appunto riteniamo che tra le tante emergenze che ci siano, a partire dai giovani, a partire anche da altre categorie che però appunto hanno magari altri strumenti, per esempio i giovani hanno Garanzia Giovani, hanno progetti europei come i bandi UL, c'è una categoria che appunto rischia di rimanere tagliata fuori perché non ha ovviamente gli anni per la pensione, vuole probabilmente rimettersi in gioco, ma è rimasta falcidiata dalla crisi economica in questi anni. Penso a tutti quegli over 40, in particolare quelli che chiaramente vivono in una condizione di reddito, e dovremmo tenere conto dell'ISEE, più in difficoltà, e che però vogliono scommettere sul futuro. Ecco, io penso che il Partito Democratico debba tornare a dare una mano a quelli che vogliono scommettere e quelli che hanno in testa la voglia di rimettersi in gioco, e su questo il Partito Democratico deve dare a loro un'opportunità. Segretario, quanto tempo pensate che ci vorrà perché il progetto possa partire? Ma c'è un dibattito in regione di una sottocommissione che abbiamo già in qualche modo avviato. Volevamo ultimarla al più presto, il problema è che c'è una proposta a livello nazionale del governo, che anche qui è un po' in fase di ottimizzazione e della una sorta di reddito di cittadinanza oppure, ma sì, cioè diciamo sono più articolata. Il problema è quello che noi ci poniamo, è quello di evitare sicuramente una misura che poi si vada a sovrapporre con quello che in qualche modo si può fare da altre parti a partire dal governo, perché sennò noi a quel punto magari rischieremmo di dare due volte agli stessi soggetti privando invece altre categorie. Però credo che su questo c'è un discorso aperto, ma insomma siamo abbastanza orientati a formalizzare la proposta in maniera veloce. Credo che entro la fine del mese la proporremo. Adesso avremo questa campagna aperta almeno per 15 giorni sui nostri siti per aiutarci, perché è giusto che il Partito Democratico si metta a disposizione della comunità e di tutti coloro che vogliono dare una mano. Dopo il dibattito nelle piazze e i banchetti e i questionari, e faremo appunto questa campagna in tutta la regione proprio per promuovere questo tipo di progetto.